No, non ho Vedi di capito. non urlare troppo perché l'audio là in mio di Discord non si sente un cazzo e tu fai così, te lo dico io, eh. Ragazzuoli, c'è qua un ospite speciale. Sì? Che avete già sentito, l'avete già visto in un altro video. In questo l'avete podcast, già... ragazzi, questo podcast. Eh sì, in questo podcast che linkiamo. Perché è quello degli anime stagionali. L'unico, tra l'altro. L'unico, l'unico podcast. Probabilmente per fortuna. Oggi siamo qua con la quinta gen di Pokémon. Quella un po' più corposa di tutte. Perché mi sa che c'è... C'è bisogno di proseguire. Io tra l'altro ho appena finito di andare in live. Mi sono fiondato e ho detto: via, è impossibile, nonna. VIP e vendetta qua, Victini, dove lo mettiamo? Vendetta. Ma Victini è Ganza, Megar. È un fratello, Victini. Tra l'altro rotto in culo come Pokémon. Come anche come statistica. Io non grazie, ho mai capito un Holzi. Cazzo su come sbloccarlo. È terribile. È un Pokémon evento. È un Pokémon evento. Non lo puoi ottenere esatto, se non partecipa a un evento. Esatto. Come Celebi, come Jirachi. Devi andare lì su quell'isola di merda. Sì, esatto. Con la nave da. In un'isola. Ma come parte quell'evento? Perché io non lo so mica. Cazzo ne so, scusa. Dario, che non sa chi sia Dario, ha toccato un tasto interessante, ovvero ha detto: OP in culo, Victini. Però ricordiamo che come nelle altre tier list. Il competitive e l'anime e ste cazzate non contano, quindi solo esatto. Puro gusto estetico. Ma io comunque Gabri te lo metterei in A. Me garba, sì, me garba, me garba, me garba, me garba. Molto ganzo. Snivy, un po' è mondacci. Snivy. Fratello, Snivy. Cioè, carino. È bellino. È sì. Bellino. E lo metto in C perché è verde, se no lo metterei anche in B. Per me sì, secondo me se ne resta in C, poi non lo so. E Dario. Sì, a me mi sta sul cazzo. Io lo metterei in D, però no, Servine. Mi sta più sul cazzo di quell'altro. Sì, anche a me. Vai. Per me sta in D. Ma per me ci va in D anche Serpirior, eh? Non so voi. Sì, no. perché è bello, però mi sta sul cazzo anche quello lì. Mi sa di altezzosa. Sì, è vero. È Vanesio, gli spariscono le gambe. Non capisco per quale motivo, però le gambe sono sovrappalutate. Io lo metterei in C. Lo salverei in C. Salvate sto cazzo. Allora, Tefig. Bellino, un maiale. Che carino, sì, un maialino. È meglio le choc. Ma per me comunque sta in C. Davvero? Non so, non credo di metterlo in B. Però no, ci sta, è un maiale, se dovessimo giudicare la fantasia lo metterei in D. È un maiale. Ripeto, è un maiale. No, però è un è maiale. Carino, è carino, è bellino, è arancione, però è un maiale. Pig Knight. È tipo secondo me è fatto Tefig, male. Però... Secondo me è fatto male. Diventa bipede e si mette a fare i pesi. Per qualche motivo, per qualche motivo. Perché diventa tipo lotta. Sì. Però vabbè. Sì. Però boh, secondo me è da D. Cioè, quindi se diventi tipo lotta, ti devi alzare su due gambe e cominciare a fare pesi. Eh sì, per forza, è la base. È la base. Embor. Fratello. Un grande S. Non ho capito perché nel gioco, cioè solo nel gioco, però è triste Oshawott. Diwott. Ma peggio non è male nemmeno Diwott, secondo me. Sa perché cambia il colore della pelle. Secondo me comunque sì, è da C, in C. È da C. Uno stadio in più, cioè sopra questi due, sì. Secondo me Samurott secondo me è da B. Ma poi sinceramente io non capisco, guardando il design, no? Te Gabri dici Samurott non c'entra un cazzo con le sue forme precedenti. Sono d'accordo. Secondo me è una mezza minchiata. No, secondo me invece sì, perché se ci pensi perde anche le conchiglie. No, cazzo, guarda te crossa la conchiglia. Sì, o tirala, vai, non c'ha nemmeno le mani. No, sono le conchiglie sono quelle che c'ha al posto delle zampe. C'è chi lo punisce per essere tipo troppo diverso dalle pre-evoluzioni. Però io ho visto molto di peggio. Ma voglia, e abbiamo molto visto insieme molto di peggio. Recupera tutte le tier list e trovate le schede.
Quindi Samu dice B, io dico A e Colzi che dice? Secondo me ci sta in A. L'unica cosa che volevo dire è che cioè anche nell'evoluzione prima c'è cioè il fatto lì delle conchiglie, che proprio visto che è su due zampe lo usa proprio come spada, quindi sembra tra virgolette uno spadaccino con le conchiglie. C'è anche la mossa, non mi ricordo come si chiama perché sono ignorante. Conchilama. Sì, cioè, lì ok, conchilama, quindi è una lama, non è una spada, quindi in teoria la può usare come ti pare, però non è come quello usa prima. Però vabbè, ci sta, ci può stare. Eccolo, allora, è lui, il ratto con la congiuntivite, ragazzi. È proprio lui. Coltellino svizzero della generazione 5. È in D, però. Vabbè, Patrat, stare. Secondo me, comunque ci può stare in D. Sì, a voi. Ci può stare in D. Come la preferisco Pignite, ovviamente, a lui, però, insomma, ci può stare. Watchog mi garba già un pochino di più, però no. Anche qui, secondo me... Per me lo fare, rimane in D, sì. Sta sempre Lillipup è carino. È carino. Molto carino Lillipup. Proprio cute. CD cute di carino, di Hawaii, di Hane, di sì, Erdir. Sì. Ma anche l'evoluzione finale non è che sia tanto meglio. Sì, no, semplicemente gli hanno aggiunto un po' di peli. Gli hanno aggiunto un po' di peli e gli hanno dato un po' troppo da mangiare. Sì, infatti, mi ricordo proprio quando nel gioco lo giochi, senti proprio fare boom. Pesante, demone. Senti proprio la pesantezza. Sì. Non che ci sia niente di male, non siamo qui a fare body shaming. Però effettivamente è meglio di Erdir. Sì. Ma sì, a me piace di più di Erdis. Cioè... Sì, è dai. Carino. Almeno dà un senso di possenza. A voglia. Si dice possenza. Ecco. Solo perché fa cagare. No, mi fa schifo anche di design Purloin. Ma che cazzo? Secondo me è meglio è di Patrat, sinceramente. Meglio di secondo me. Vabbè, allora al livello di design, dai. Ah, mettere lo stesso livello. Io lo metterei... A livello di design io lo mettevo in C. Vabbè, lì l'evoluzione è sì, è carina. B. Sì, non lo metto in B. Sembra Persian Donna, Dio buono. Eccoci, siamo mai trio delle scimmie di sto cazzo. Passeggio allora, tra i tre il migliore. Ma là, le prime evoluzioni per me sono tutte nello stesso tier. E poi però le evoluzioni dopo è tipo quella mi fanno tutte attaccare, sinceramente. Esatto, sono tutte brutte le evoluzioni. Dove lo mettiamo Pansage però? Sì. Io metterei Pansage in B, a me piace. Questi dove li mettiamo? Io metterei lui in B. Almeno un tier e questo F. Ma poverino. A me fa più schifo. Dai, cazzo. A me fa più schifo quello verde, sinceramente. Vabbè, invece quello blu sembra Knuckles, però sotto effetto di acidi. Vabbè, si risolve, ragazzi, dai. Di ragazzi, io li metterei tutti e tre qua. Sì, va benissimo. Munna, come cazzo si chiama? È bellino. Molto. A me è carino. Sì, è molto carino. A me invece Musharna... Non ha un senso logico, però... È un cuscino. No? È un cuscino. È un affare. Niente un affare di più e niente di meno. Cioè, non è che. Non è un animale, grazie. Vabbè, debbano essere animali, però. È una roba di tipo psico. Io metterei in D, però fate voi. Vabbè, ci sono due C. 2C, 1D, vabbè. Musharna. Musharna, io la preferisco. Sì, già meglio. Pidav. Famosissimo. PG che Gabri in questa serie l'ha chiamato per tipo 5 episodi di fila. Ah, non trovo PG maschio, dannazione. Invece era Pidab. Comunque secondo me sta in D sto piccione di merda. Sì, a voglia. Un piccione, letteralmente un piccione. Letteralmente un piccione. Un pheasant. Questo è già più bello. Letteralmente un piccione un po' in meno. Sì, ma non secondo me non arriva in C. Boh. A me ma per me Unpheasant mi garbo un monte. Sì, è questa Unpheasant. La femmina fa pericolosa, la femmina fa cacare. Sessista. No! Blizzle. È carino. Bellino, secondo me una zebra fatta con le... Capisci subito di tipo elettro, secondo me. Per quello per il design no, funziona però. Perché quello, sì, a quel punto allora anche le tre scimmie te la capisci, ma allora anche gli starter rosso, un azzurro. Vabbè, ovvio. No, quello, però anche quello... secondo me che gli starter sono fatti bene. Però secondo me il fatto di questo qui non è tanto il colore, è proprio la forma. Cioè, secondo me
Sì, ma poi bellino, ogni tanto lampeggia di giallo. Sì, esatto. Sì, ma secondo me anche la B c'è, davvero? Ci può stare. Ah, ah sì, ci può... No, va sì. Bene in B. Secondo l'evoluzione me è l'evoluzione, sì. Però cambia poco. Più dettagli, cioè... via, mettiamola così. Ed è più grossa da sì. Più dettagli. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Il Geodude di questa generazione. Rock'n'Roll sì. Normale. Non mi dispiace. Baldur. Non mi dispiace. Addio. Io preferisco Baldur dell'ultima evoluzione. Preferisci lui a questo? Sì, no, io preferisco la finale. È un ammasso di roba in forma. Secondo me. Dove lo mettereste te cose? Io lo metterei in C lui. O sempre in C. Sì, sempre in C. Allora, vince la C. Questa è meglio. Gigalith a me garba di più. Io lo metterei in B. Quanto meno in anch'io B. Anch'io in B. Però... Vabbè, ci sta in C. Vabbè, se voi dite tutte e due B, ci sta in B. Però, ripeto, a me non è che mi faccia impazzire. Vubat. Ma a me sarebbe fatto abbastanza. È Zubat con la W. Però Zubat è meglio. Sì. Sì. È anche la seconda evoluzione. Questo no. Boh, secondo me è in D. Sì. 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 Però è carino il fatto che ci abbia... Però se il naso a forma di cuore è carino, quello sì. No, mi fa cacare anche quello. Ma Zubat... Ma infatti no, a me mi sarebbe piaciuto se non gli avessero messo quella cosa che sembra una coda. In testa. Quella cosa sembra una coda. Ah, ok. Beh, non voglio dire cos'altro mi sembra. Ricordo era anche una un po' una rottura di un molto bellino. Cioè. È bellino. Bellino, è cute. Sì, Noi è un ganzo. Dilbur, questa cazzo porca troia, sì, è fierissimo. Escadrill minimo. Oddio. Che cazzo è quella accanto ad Audino, scusate? È la mega evoluzione. Non ha senso ci sia la mega evoluzione. Solo di lui. Se controlli, c'è soltanto di lui. C'è solo di lui. Tra l'altro, ho notato che in questa tier list, visto che l'hanno fatta a cazzo, non ci sono nemmeno le forme alternative dei Pokémon. Ma insomma, a parte gli scherzi, ma questo dove si mette? Perché l'ho messo qua per il meme? Ma è normale, un cibo. Mega? Mi fa altamente cacare. Ecco, appunto. D. A posto. Poi F. No, oddio. Ma il, forse, no. Non so se è meglio delle specialist l'evoluzione delle scelte. Sì, a voi se è meglio delle. Sì, è meglio. È leggermente meglio. Timbur. Grande. Allora, io ho un rapporto d'amore e odio. Come un rapporto d'amore e odio? Diventa un cazzo di pagliaccio senza motivo. Io questa cosa non l'ho capita. È vero! Diventa un pagliaccio. Sì, è carino, non è carino. Sì, dai, posso accettare una C. C'ha un tronco di legno che se te lo tiene in testa ti spacca la testa. Sì, anche a me. Sì, ma... Questo io lo metterei in... Sì, non me ne... Boia. Questo è fantastico, me garba. Questo è fiero, però io non te lo metto a livelli di... No. Però è ganzo. È molto ganzo. Questo è proprio girino quella cosa nella fase tra il mezzo dal girino quella e quella rana. Non mi ricordo come si chiama. Devo dire, un popular opinion, questa linea evolutiva secondo me è fatta meglio di quella di Poliwhirl. Però beh, vabbè. Sì, perché almeno questa qui è... Beh, ha senso questa è realistica, che esatto, dipende esatto. Cosa intendi per fatta bene. Nel senso che Poliwhirl e Poliwrath, che è la seconda evoluzione, sono la stessa cosa. Sono lo stesso Pokémon in pratica. Però cioè, Dio buono, cambia pochissimo. Sì. Girino, boh, cute, normale. Girino, ma tra l'altro, mi garba un sacco come fa il Pokémon, la sua movenza. Perché visto che ha il Pokémon vibrazione, fa tipo... si muove tipo... Si muove come un budino, sta a fare, è fantastico. Io ho in C, allo stesso livello del Girino. Ma C, dai, allora, visto che siamo fa cacare. Va bene, C. A me un garba. La Sismithod, a me garba meno. Ah, a me uguale. Sì, mi fa schifo. È la mia schiferita. D oppure D. Questi mi fanno cacare. Che Hitmonchan e Hitmonlee. No, come cazzo? Sì, sì. Pratica, sì. Sono loro, in pratica. Tro e Sokka, sono loro, in pratica. I due fratelli. Ma secondo me vanno tutte e due in D. Sì. Si Waddle invece mi garba bellino si Waddle. Sì, poi anche verde. Sì, dai. Ok. Swaddle fa schifo. Ci sta. Fa schifo. È una boa. Letteralmente è una boa. Che le stanno in mare, è una boa.
D. Bella. Normale. Levanne... Cioè, bella inteso me carina. Sì, bella infatti. Inteso me carina, e cosa dovrebbe significare? Benefit, secondo me carino. La, tra palla tutte la no, che palla, cazzo, palla D. È una palla, è la mia preferita tra tutte. Ci fa giocare a pallone, anzi una ruota di bonus, se ti scoppia quella della macchina ci mette lui. Dove lo mettiamo sto weird? Io lo metterei in B, perché a me garba. B? Sì, a me garba. Io lo metterei in D. Allora una via di mezzo va in C. Toc. Questo secondo me va in B. Invece io te lo metterei in C. E allora va in C. Porca di quella puttana. Cotto. Bellina, cotto. Ma è normale, C. Sì. Sta carina. No, questo non mi garba. Non mi garba. Fantastico. Carina. Normale. Sì. Ma sono tutte carine le prime forme. L'evoluzione, boh. L'evoluzione a quel che fossimo in terza generazione, fossimo nella tier list di terza generazione, Samu direbbe questa me la sbatto insieme a Miss Drivans e insieme a quell'altra. Gardevoir. Questa non è che me la sbatto, questa la sbatto, gli prendo la testa, fa F fa schifo. Ma che cazzo è? Cioè, vabbè, e perché è un pesce? Che cazzo vuol dire? Secondo me è meglio degli scimpanzé, diciamo. Davvero? Almeno un pe. Almeno a me un fa pe- cacare quasi quanto gli scimpanzé. A me non garba. Vabbè, per il vabbè, quasi, dai. Per il quasi, dai. Per il quasi. È partito da F, ha scalato la classifica. Sanda il... Bellina. Carino. Carino. Cazzo di coccodrillo. L'evoluzione è tipo lui però più Chad perché ha gli occhiali da sole, se non sbaglio. No, ce l'ha solo negli anime. Ma che sì, cazzo è fantastico, Dio mono. Sì, beh, è fantastico. È fantastico. È un, fra- sì, è un fratello comunque, dai. Daruma! Sì. È letteralmente un Daruma. Lui chi era? È l'evoluzione dell'Armando. Esatto, è sempre una palla da prendere a pedate più forte. però c'ha le manone. Fratello. Questa è la forma Zen. Sì, mi ricordo questa forma, però non mi ricordo come cazzo si trovava sto io. Non lo puoi trovare, tipo se lui c'ha un'abilità speciale, quando c'ha pochi PS si trasforma in questo. Ok, allora ricordo. Non mi ricordavo. Boh, secondo me è di lui. Sì, perde un pochino. Colsi non lo sento tanto convinto. Maractus. È un sasso. Ma Maractus. Esatto, devo dire, è un sasso. È un sasso. Oddio. Cioè, so. Se ora dimmi te se è un sasso al Hacks. Pari di Patrat, povero Patrat. Ma insomma, secondo me va bene così. È tipo. Secondo me è tipo un sudo Udo che non ci ha creduto abbastanza. È un cactus in cui. Sì e no. È un cactus e se sei masochista ti piace ancora di più. Poi balla, è bellino, dai. Solo questo perché... è Dabble. Sì, bellissimo. Carino. Sai cos'è invece Chad? Lui, fantastico. Chad. No, secondo me è il granchio migliore di Pokémon questo. Dai. Cioè, ha un cazzo. Ha un cazzo di masso sulla schiena. Ma cosa volete di più? È il granchio migliore di Pokémon. Dovrebbe essere un complimento per caso. Sì, perché altri sono meno male. Meno male. Se la compete con Krabby e con Corphish. Basta. Basta. No, però. No, però sembra più originale. Come si chiamava? Scrappy. Sì, Scraggy. Scraggy, Scraggy. Non l'ho mai capito sto Pokémon. Cioè, tipo la pelle che gli fa da pantaloni. Prova a tirarsela su, non riesce. E tira la palla di pelle di pollo. Questo è Scraggy. Questo non mi piace. Vai, posto. A livelli loro. Anche lui a livelli loro. Questo Pokémon io non l'ho mai capito. No, siamo in due. Non lo so. Yamask, boh. Normale. Questo è fantastico. O B o A. No, no. No, effettivamente no.
Però è bello. Voglio mettere ci fosse la, ci fosse l'altro Pokémon che non è la forma alternativa. Ne hanno fatto uno nuovo di lui. Quello lì lo metterei in S. E però, com'è? E com'è? Vabbè. Com'è? Com'è? Fa vedere? Lo vedremo quando arriveremo alla tier list nella nona generazione. Ok, va bene. Ottava, no, ottava. Mi sa. E questo chi cazzo è? Tortuga è un fossile. È una e che cazzo è? Non l'ho mai visto. No, una tartaruga. Oh, mamma. Sì. Normale, normale. Caracosta è un fratello, però secondo me non va in B. Boh, non lo so. Sì. Boh, però è bello. Mega. Sì. Chiaro. Sì, cioè, diciamo che è un C+. C+. B- C+. Meno, boh, insomma. C+. Archeops. Boh, mi sa di cosa. Sinceramente trendy. Sì. Però lui mi garba. Sì, lui è fiero. Eh sì, questo è carino. In C o in B? No, io lo metterei in C. No, ci sta. Allora, fantastica, dai. No, ammazzati. Allora, Travis secondo me è un'idea di merda, ok? Però come spazzatura non è venuto fuori male, nel senso. Ma leccami i coglioni. Dai, ma poverini, siete troppo crudeli. Ma c'è un tubo di benzina come braccio, Sam! Puoi essere fantasioso quanto ti pare, però a me esteticamente sto poi non fa cacare. Lo so che l'idea magari, sai... proprio per questo... fa cagare proprio per lo questo. Lo so che funziona, ma mi fa esteticamente cagare. Ma funziona, di so. Perché dovrebbe funziona, ma dovrebbe cagare. Garbare proprio per questo, perché fa schifo. Zoro, sì. Carino. Zoroark è bello, ma secondo me a livello di design è un po' sopravvalutato. Cioè, è bello, Però non lo so. È più da Digimon questo. Sì. È più Digimon che. Però Zoroark mi sembra un po' la versione antagonista di. Quel falletto di tipo lotta, Lucario. Sì. Fallito di tipo lotta. A me ricorda Lucario, infatti. Appunto, anche a me. A me Lucario mi garba. No, però forse la. Poi mi garba il fatto che lui si tramuta in altro posto, esatto, si nasconde. Esatto. Insomma. Cioè, vabbè. A livello di estetica, io Zoroark te lo metterei in B. Però ovviamente per il resto a me è piaciuto. Boh, era anche da cosa se vuole. Boh, io ti dico sinceramente, guardando tutti quelli, ci sono in B, Zoroark mi piace di più. Quindi secondo me ci sta. E allora, vabbè. Mincino è molto carino. C. Anche sì, l'evoluzione sì, non è sempre in C. Sì, è uguale. Cincino è Cincino e Mincino, ma con dei cosincini in più. Che poi non ho capito perché lui è il Pokémon pulitore e quindi tipo facevano tutte ste gag nell'anime dove lui doveva pulire Trubbish, lui scappava perché aveva paura di lui che lo pulisse. Ma allora... Gotita. La prima evoluzione non mi garba, la seconda sì e la terza di nuovo non mi garba. Ma la seconda è una maid. No, allora, no, davvero. A me questi tre fanno cacare, quindi ditemi voi dove metto. Sì, abbastanza, anche a me non è che mi facciano impazzire. Cioè, per me vi dico subito. Io farei me da io farei me sarebbe da. Secondo me ha ragione il Colzi. Io concordo con il Colzi. DCD. DCD. La seconda evoluzione. DCD. DCD. Vabbè, niente. Perché alla fine è la migliore. Solo bellissimo. Vabbè. No, io lo metterei anche in B. È una palla che fluttua. Nel gel. Io tutte e tre le metterei in B. Io lo metterei nel tier. Palla da calcio, o comunque da prendere palla da calcio. Oppure da prendere. No, però secondo me la B alla fine la raggiunge bene l'ultima. Dai, questa è veramente da B. Questo è minimo in B. Boh, non lo so. Non mi ispira particolarmente, ad essere sincero. No, a me. Io devo essere sincero. Io questo lo metterei pure in A. Però vabbè, sì, sono gusti miei. Perché mi garba la roba gelatinosa. E quindi. No, a me per niente. Gli altri due, vabbè, CCB. Sì. CCB, dai. Ma io metterei lui in C e poi la. Ma insomma, in D e poi l'altro invece... in C. Ecco, appunto, il papero io te lo metterei. Sì. Il papero in D e quell'altro in D. Sì, ci sta. Bellino, allora... gelato, non mi ricordo allora, come si chiama. Questo io ve lo metterei anche in C. È perché è carino, gli altri due mi fanno schifo. E oltretutto non sono per niente originale. Merda. Perché a parte questa la prima evoluzione sì la seconda evoluzione è letteralmente la prima per due
non c'è nient'altro. Ti devo mettere tutte e due in D. Ma io la seconda, guarda, la terza evoluzione. La terza evoluzione la metterei un tier ancora sotto per la non originalità. Cioè, non ci hanno avuto voglia di pensare a qualcos'altro. Vaffanculo, mettiamo due punte. Però è vero, però è vero. Te Samu, che tu fai, che tu metteresti? Io te lo mettevo è in cinque la finale. È perché però ha due gusti, capito? Colsi, giraffa due gusti. Ma sono lo stesso gusto. Questa è coppetta, questa è cono e questa è cono con due gusti. Però prendi due gusti, lo stesso gusto, sei un coglione. Permetti. Ma sei uno garba, ma scusa. Se lo figli due volte. Dirling C. Sì. L'evoluzione è anche in cinque, sono abbastanza bellini perché cambiano a seconda della stagione. Sì, però è vero! Sì, solo in quinta gen, solo in quinta gen, perché poi hanno levato le stagioni da Pokémon, quindi fantastico. Che fallito, Emolga, il clone di Pikachu. Sì. Ci sta, No, la cosa brutta è che non hanno fatto altre evoluzioni. Però secondo me un'evoluzione, tipo, almeno un'altra evoluzione dopo Emolga sarebbe stata anche parecchio bella. Questo io te lo metterei in D. Forse sì. Anche sì, per me, caro Blast in D. Sì, ma l'evoluzione, no, che l'evoluzione è bellissimo. Excavalier, è bellissimo. Garbo Moto, mettere in B. Io te lo metterei in addirittura in A. Forse in A, sì, vai, ci sta. Poi Cucurino Fungus. Amogus. Mi fa schifo. Anche l'evoluzione ancora di più. Questa F. Cioè, ha un gonfi per qualche motivo. Dai, è l'omino delle Pringles. È lui. Oddio. Il fatto sta che fa cacare. Questo è da F, dai. Fa veramente cacare. È più bellino della Pringles. Ascolta, preferisco Alomomola a questo Basculin. E via di mezzo, siamo tutti più contenti. Joltik. Normale, carino. Dalmantula è bello, sì, è manca mega. Anche se non me la B la raggiunge easily. D. Non mi dice niente. Anche l'evoluzione fa ancora più schifo. Sì. Per me non dice nulla. Per me non dice niente. Clink clang e clink. Siamo arrivati, fantastici. Noi nella prima tier list, io e Samu, ci siamo lamentati di Magneton e Magnemite. E poi abbiamo discusso di Clink clang. Però adesso siamo arrivati al momento. Ma lo sai, io come vi ho già annunciato, a me le tre di Clink clang e Clink clang mi garbano un sacco. Per chi piace proprio. A me fa scantare questo meccanismo. Che Oshawott è sopra a tutti. Ma per forza. Ma per forza. Normale. No, è Kling. Ecco, secondo me sarebbe è un continuo salire. No, invece te lo metterei in C. Ed è un continuo salire, secondo me. Io vorrei. Cioè, per te arriverebbe a Kling Klang. Facciamo la via di mezzo. Tocca fare la via di mezzo. Sono letteralmente due ingranaggi. Insomma, a me piacciono questi due ingranaggi. Problemi. Quindi mi vuol dire Clink Clang allo stesso livello di Ambor o che cazzo ne so io. No, infatti io lo farei scendere. Anch'io, è per quello avevo detto. Ma siete delle merde. No, sono degli ingranaggi. Ok, a me piace. Bene, sono degli ingranaggi. Potevano almeno aggiungere qualcos'altro. Invece un cerchietto. Va bene. Ma se a me. Ma scusa, se vai a cambiare si perde la cosa. La bellezza di Kling Klang e Clink Klang. Va bene così, dai. Te volevi benissimo. Samu voleva ABC. Colsi voleva EDC. Adesso sono DCB. E vaffanculo. Tinamo D. Eccolo! Eccolo! Era lui, Gabri. Poi Monchi ti dicevo, non mi ricordo quando. Mi fa schifo. Riconosco che fa abbastanza cacare Stanguilla. Ha proprio una faccia da Ebete. Quest'occhio è proprio da Ebete. Sembra è brutto. Però è Ebete quanto lo è questo, cioè, capito? Forse sì, beh, in effetti c'è ragione. Quindi secondo me è ci può l'altro stare. Boh è un po' in però questo per me è fantastico. No, te lo posso, ti posso concedere un C. Io invece ti concedo la B. Vabbè, mettilo in B, dai. Solo perché c'è Clink Clang in B, quindi. LGM secondo me è da D. Sì, non mi dispiace. Se ci fosse qualcosa nel mezzo tra la D e la C, carino. Vedi che carino. No, carino. È una tipo, candela. Le altre due sono lampade. È una candela emo. Allora, questo, ragazzi, Oh no. Non mi ricordo. Te lo metto in B. Proprio perché ti voglio bene. È un candelabro, Gabri.
Chandelur. Letteralmente un candelabro. Questo, questo è il, è la forma base di coso, di Tyranitar, che non mi ricordo come si chiama, che non ci ha creduto abbastanza. L'Arbiter, che non c'è cosa. Axe è peggio di l'Arbiter, secondo te? A me garba di più. A me, lui mi garba. Mi ricordo nell'anime mi stava parecchio sul cazzo la sua padrona. Anche spiegato di no, no, con quel cazzo della scimmia verde. Meno male, almeno lui non la fa evolvere. Perché è una persona intelligente. E tra l'altro aveva anche Rastol. Cosa è? No, da una certa figaggine. Lui sempre in giro. A me poi sì. 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 E poi l'evoluzione questo è bella. Secondo me è B. Ci non sta. Lo metto in A perché comunque ci sono dei colossi. No, in A no. Ragazzi, ma io mi sto accorgendo che non stiamo mettendo veramente un cazzo di nessuno in S. Non è... Ma vedrai. Perché non so. Secondo me va fatto no, un change, fatto no, salire. No, Victini no. In S non c'è. S. No. F. No, scherzo. C. Non via di mezzo, C. Ma è un orso. Poverino. È un orso. Allora, Dio. Allora c'ha il pube. Ok, c'ha il pube rigonfiato. E c'ha il moccio della pre-evoluzione. Che si è solidificato diventandogli la barba. Dove lo mettiamo a parte le gag? No, io in C o in D. Secondo me va bene in D. Ha un fiocco, un fiocco di ghiaccio. F di fiocco. Dai, io non ricordavo nemmeno esistesse sta fa. Mi fa schifo comunque. Ecco, questo è un piccolo fun fact. Sì, io pensavo che questo coso si evolvesse in quello che abbiamo messo in Excavaler, come tutti, come è giusto che sia. Ma perché per far evolvere lui e Karablast li devi scambiare insieme. Ah, tra di loro, sì. Devi scambiare perché lui si unisce a lui e fa quell'altro e fanno questo, tutte e due. Vabbè, che carina, dai, come cosa ci si fusionano sì. E... No, ci... Baci... Ma oddio... È carino, no, dai, come dai... È carino. Quell'altro sta qui, dai, eh. Ci sta. Sì, va bene. Quello, anche per Karablast, devo mettere in D, però vabbè. Questo per me sta Bocci. Grande. A me non Garbax. È un ninja, poi... un ninja strano. Stunfisk. Oh! Questo è leggenda. Stunfisk è S, dai. Ma che cazzo dite S? Ma vieni via. Sto scherzando, mi fa cacare. Fa veramente cacare. Ha una faccia da ebete anche lui. Quindi è la tier degli ebiti, ragazzi. Dai, rinvia. No. Ma voi volete lasciare quel povero fiocco in F? Sì. Mi fa schifo. Sì, certo che sì. Mi fa schifo. Fa cacare. Degli okay. Scimpanzé. Più del letteralmente. Mi fa più schifo del pomo spazzatura. Mien Fu, Mien Shao. Ma che cazzo è questo? Non mi ispirano proprio. Ma chi sono sti due? E i Meditite della quinta gen. No, non mi sono mai garbato. Questo tra l'altro è stato il mio primo shiny. Che sculo. Che schifo. Minchia. In C, io metterei tutti e due in C. Il mio primo shiny è stato... Krogunk. Dragon C. Sì, è un drago. È un drago. Golet. Se ci pensi, Golet. Bellino, mi piace. Non mi dispiace. Evoluzione invece questo sale. È fantastico. B o secondo me anche A. No, B. Non lo so. B, no, no. Va no. Bene, no, dai. Anche mi Ponyard. Non mi dice nulla. No. Di normale. Non mi, lui e la sua evoluzione non mi dicono. Ma l'evoluzione mi garba di giochi. Boh. Sì, però. Sì, certo. Buffalant a me non dispiace. Cioè, è un buffalo. Sì. Ma anche in D, sinceramente. Ma anche in D. C'è ragione i colpi. A posto. Rafflet. Non mi garba. In D. A me non piace. Meglio l'evoluzione. Sì, è vero. Sì, vabbè, grazie. Quello sì. Proci. C. Ok, siamo un uccellone. C. F. Che cazzo è sto proprio? Fa schifo in E. Che schifo. Anche l'evoluzione è buona. D for me. No, dai, ci sta. Ma, è un avvoltoio. Questi cazzi, ho visto...
Beh, sì, sti cazzi. Quando è l'esempio di Carbodor, sì, sti cazzi. Sti cazzi. Allora, questo è, questo è fantastico, perché questo dobbiamo fare tutte e due schifo. Fa proprio schifo, defecare. Sì, però l'idea, sì, l'idea di base è interessante, perché questo è proprio il... la formica acciaio coleottero. Questo è il formichiere, che è un tipo fuoco e quindi caccia la formica. Capito? Quindi è fantastico. Bella idea. Però fanno cagare. Sì, ovvio. Ovvio. No, no, il formichiere mi fa un po' schifo. A me piace più il formichiere della formica, sinceramente. Anche a me. Anche a me, però fa comunque schifo. Mettere il formichiere in C e la formica in D. Beh, una sega. Meglio del pomo spazzatura. Non è una formica, è una formica, sì, però è normale. Beh, sì, dai. Formichiere è un fratello. Tra l'altro spuntalingo di fuoco, vabbè. Comunque lui, D. Anche l'evoluzione. Di Zeno. Anche questo, sì. Forse peggio. Sì, no, peggio no. Però questo è fantastico. Sì, questo è bello. Questo è bello. B. Sì, in B ci sta, dai. Non sono molto convinto, però... Molto BL. Di cosa non sono convinto? Cioè, in B no, però nemmeno in C, cioè, non ti saprei dire. Ma va bene in B. Larvesta. Larvesta C. Sì, è una larva bozzo. Ma l'ha messo in D. Sì, a me va bene in B. Ho sbagliato. A me andava bene anche in B. Ecco, l'evoluzione mi fa schifo, anche se non è nato. Come Volcarona ti fa schifo. Volcarona non ti garba, Holz. A me garba. No. Anche a me. Sinceramente no. Ma io la metterei in B. Allora? Io metterei in C. Siamo leggendari. E il bello è che in S c'è soltanto Oshawott. Quella è la cosa divertente. Vabbè, tanto ci si rifà ora, perché a me garbano quasi tutti i leggendari. Tranne i tre. A me fanno cagare quasi tutti, figurati. Fra. Allora, Cobalion, Terrarion e Virizion. Tre meglio del Cobalion. Spadaccini. Sì. E dove si mette il meglio del Colosseo? B. Beh, esagerare, B, sì. Cioè, è il meglio dei tre, però non è che sia sto granché alla fine. Quelle altre C. C. C, sì. Solo perché c'hanno un po' di... questa un popular opinion, a me questi qui fanno tutti schifo, dal primo all'ultimo. Allora, questo è Tornadus, questo è Thundurus, questo è Landorus. Indovinate qual è il mio preferito. Ma a me anche a me piace di più Tornadus, sinceramente. Ma nella forma con la nuvolina, garba... con l'altra, ma fa schifo. Tutti e tre a me garba di più lui, non so Ma cioè, sai, questo... forse, non lo so qual è il migliore dei tre. Facciamo prima le forme normali. Le forme fanno veramente quelle altre, sì. Io tra l'altro non sapevo della loro forma, sì, non so nemmeno come si chiama. Allora, altra forma alternativa. Boh, ti direi le tre forme normali a sto punto in C, e quelle altre tre forme o in E o in F. Forse anche B, tre forme nuvola. B. No, io a me, per me sarebbero da E, quindi figurati. Già, lasciamole in C. Quell'altra metto in E. Queste vanno benissimo in E. Veramente schifo. Sì, anche a me. Questo fa schifo. In realtà, tra i tre, il peggiore è quello verde. Ok. Sì, anche secondo me il peggiore è quello verde. Sì. Questo, quello verde? Sì. Certo. È il peggiore? Certo. Secondo me sì. Vabbè, ragazzi. Cioè, dai, è pronto. Ma in realtà, se leggi, fanno cacare la merda. Team Reshiram o Team Zekrom? Allora, zero, da piccolo ero team Reshiram. Anch'io ero team Reshiram. Sempre stato team Zero. No, poi ora cresce. No, però almeno la Reshiram se la becca. È molto Allora, io quando comprai Pokémon bianco pensavo di catturare... Benvenuto nel club. Poi ho scoperto che si catturava Zero. Benvenuto nel club. Io avevo comprato il Pokémon nero proprio per quel motivo. E ringrazio Pokémon bianco di avermi fatto prendere Zerom, perché ho scoperto un Pokémon che mi garba di più. È molto meglio. No, Reshiram secondo me, minimo la S. Zerom allora in S. Zerom è da S. Minimo S. Secondo S. Guarda bene la coppia e scoppia. Dai. Bella coppia.
Questo è stato il mio team. Ho allenato soltanto questi due su Pokémon Bianco. Solo questi due ho allenato, porca puttana. Sono un coglione. Chiure me da. È molto fiero. Non più di zero, ma però è fiero. Sì, siamo arresti. Ci ha voglia. No, Pinno, dai. Siamo. Ecco, questi non l'ho mai visti. Ma credo siano le fusioni di Kyurem. È la fusione. Fusione. Esatto. Ma niente di. B. Ci può stare B? Vanno anche in A, secondo me. Poi no, forse no. Megalban molto meno. Sinceramente, il fatto che siamo così a metà, cioè da, proprio letteralmente sinistra da un colore a destra un altro, Megalban. Se l'avessero fatto tipo con delle parti di un, cioè con delle parti alternate, tipo ne so, l'ala fai nera, le ali le fai nere, le braccia le fai azzurrine, eccetera, forse sarebbero stati meglio. Sì, ma nel gioco io non ho mai avuto questa sensazione. Cioè, effettivamente qua rendono meno. Secondo me nel gioco, quando li vedi nel gioco, tutti che si muovono e fanno tipo... Sì, che facciano l'animazione dell'elettricità, roba... del fuoco, sì. Sì, esatto. Quello è vero. Ci fai appunto, cioè, perché dire Zerom così spento, in effetti... ti fa anche un po' inocare, sinceramente. Sì, ma Zerom acceso gli fa boh. Cazzo, oh no. Ah, allora, siamo arrivati ai mitici. No, ai mitici. Non mi ricordo. Misteriosi. Quello, no, questi due non l'ho mai visti, ragazzi. Non so cosa siano. Questo è Kaelio. Ma a occhio e croce vi direi C. Sono carini. Sì, normale. Ma anche gli altri. Sì, Kaelio normale, ci sta. Ma anche gli altri. Kaelio. Ma anche in A. Così. Questo è bello. Ah. No, no, dai. Secondo me questa qui va anche in B. Non mi ricordo come si chiama. Molto carina. Ma carinissima. Ma c'ha il jet. Ma c'ha le cuffie da gaming. Ma cosa in B? Dai, ma è carina, Meloetta. Andiamo. Forma in quel modo o forma Shahira? Dai, cazzo. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate hashtag Meloetta forma Shahira. Hashtag Meloetta forma Shahira. Questa è minchia, Genesec, che è sto fallito. Merda. Che è sto fallito. A me fa... Sì, in effetti fa un po' cotto. A me fa care sto poema. Meglio di quello lì che c'ha l'infezione al collo, però insomma... Però cavolo, cioè... meglio di un orso. Meglio di Beartic Pube Before, vabbè, insomma. Allora, abbiamo finito. Cioè, concludendo, comunque si nota un sacco la qualità della S, della A e della B. Della S. Deve anche star zitto, sa. Comunque, secondo me siamo stati troppo cattivi. Però vabbè, secondo me siete stati troppo cattivi. A ripensarci, mi ero dimenticato quanti Pokémon di merda ci fossero in quinta generazione. Ma allora, perché sono un po' in rovinato, o ci sono dei Pokémon fantastici o ci sono dei Pokémon di merda. Sì, non ci sono tanti. Esatto. Cioè, oddio, non ci sono tanti di mezzo. Le prime evoluzioni sono carine e quindi sono già un punto di mezzo. E poi dall'evoluzione dopo o sono belline o fanno cacare. Cioè, è vero. Sono tutte ultime evoluzioni qua e sono tutte ultime evoluzioni qui. Vabbè, comunque, riassumendo, la S sono i supremi, la A sono i fantastici, la B sono i belli, la C sono i carini. Quindi carini. Grazie al cazzo. La D sono i deficienti e la E sono gli deficienti. Le E sono gli ebeti. La F sono i falliti. Perfetto. Perfetto. La F perfetto. Io non ci avevo nemmeno pensato a E di ebeti. Li ho chiamati sempre ebeti. Fantastico. Dai, però non puoi non pensare che il Pokémon spazzatura non sia un fallito, cioè non è possibile. Ma scusa, ma un ebe. È letteralmente un sacco della spazzatura. Cioè, l'evoluzione è un sacco di merda fumante. Ed è comunque meglio di questo. Ragazzi, iscrivetevi al canale. Contate con hashtag Meloetta forma Shahira, come cazzo era. Noi ci vediamo nel prossimo video. Buona, ci si becca, ragazzi. Buona notte a tutti.